Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre, vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare. Oggi una recensione di un film targato Netflix, Adam Project con Ryan Reynolds. Il film, vi dico, mi è piaciuto, anche se c'è un ma è un ma superabile. Il film racconta di un viaggiatore nel tempo, un militare, appunto Ryan Reynolds, che dal 2050 torna indietro al 2022, poi ancora indietro, per evitare appunto che vengano inventati, che vengano creati i viaggi nel tempo. Ora, a parte dei paradossi, delle incongruenze che guardate, tra gli appassionati del genere fantascienza e nel sottogenere, che neanche molto sottogenere è dei viaggi nel tempo, è un argomento molto, ma molto controverso. Il film è molto gradevole, è appassionante, è interessante. Mi è piaciuto. La mia critica si sofferma solamente e esclusivamente su Ryan Reynolds. Ryan Reynolds è anche un bravo attore, ma è come se fosse imprigionato nella recitazione del personaggio di Deadpool, perché in qualsiasi film io lo abbia visto, che possa essere da appunto Deadpool, passando per Red Notice fino a Free Guy, vi dico solamente i titoli un po' più di testa, un po' più importanti di quelli che ha fatto Ryan Reynolds ultimamente, beh, è come se interpretasse sempre lo stesso personaggio, ovvero il tipo spigliato dalla battuta pronta che vuole fare il simpaticone. Qui lo ritroviamo sempre con questo tipo di recitazione, anche se va bene per il tipo di personaggio, ma non esce mai da quel personaggio appunto, del tipo che vi ho descritto. Però in sostanza è un bel film, e in una scala valutativa da 0 a 5 stelle, io gli do un 4 stelle. Perché? Perché è un bel film, è scorrevole, è gradevole, e soprattutto mantiene viva l'attenzione molto di più rispetto ad altri film. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo film targato Netflix. Io vi ringrazio, vi ricordo sempre di iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!